Ciao tesori, eccoci finalmente ritornati con un nuovo video. Allora, oggi video un po' diverso dal solito, ma che rispecchia un po' una delle mie passioni, ovvero le borse. Bene, sì, come sapete, insomma, amo le borse, cioè, che siano high cost, medium cost, low cost, ecco, io da sempre le ho amate, quindi forse l'hanno capito e infatti sono stata contattata da un brand che riguarda il luxury, però, ma nulla ci vieta di utilizzarlo anche per borse, insomma, borse che abbiamo in casa, anche se non sono luxury, a mio avviso. Comunque, infatti poi vi spiegherò una cosa. Comunque, prima di partire con il video, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like. E davvero vi ringrazio, come sempre, lo dico sempre, ma perché non per essere ripetitiva, o per essere scontata, no, perché davvero per me è importantissimo. Quindi anche se in ogni video vi ripeto all'infinito che per me veramente, veramente vi mando un cuore gigante per tutti, perché per me è importantissimo per proseguire la mia avventura qua su YouTube. E quindi grazie, grazie davvero di cuore a tutti coloro che lasceranno un like e ovviamente ai nuovi iscritti, iscritti al canale. E ecco fatto. Io ho indossato questo anello, ovviamente non è diamanti, però ok, mi ero dimenticata che si stringe, non so se si percepisce. Comunque, cioè, guardate qua quanto è bello. Lasciamo perdere che non ho lo smalto, però l'anello è bellissimo. Anche se non si tratta di diamanti, voglio dire, la bigiotteria ha fatto passi da gigante. Vabbè, comunque non c'entra nulla tutto ciò. Ma adesso vi spiego cosa mi è arrivato. Allora, vi dico la verità, sono oggetti che io avevo scoperto da un annetto, però non mi ero mai decisa ad acquistare, vi dico la verità. Quando sono stata contattata da questo brand, cioè, potevo io non accettare la collaborazione, la mia curiosità, ok? Quindi, allora, mi è stato inviato. Cioè, sentite bene, cioè, ascoltate bene, un cuscino per le borse. Allora, questo è un cuscino, cioè, veramente bellissimo! Ma guardate, allora, questo è il raso. È morbidissimo, è un tessuto morbidissimo, è un colore tortora, quindi un colore neutro. E avete presente le borse, no? Per farle stare in forma, in piega, come sapete, per mantenere una borsa meglio a lungo, che sia anche una borsa del mercato, una borsa low cost, però ecco, dobbiamo imbottirle. Di solito, come si imbottisce con la carta, carta pallottolata, io ho sempre fatto così, penso un po' tutti, ma esistono questi, cioè, questi sono dei cuscini per borsa, cioè, questo è un lusso veramente, questo è il brand, ve lo faccio vedere, lo trovate su Amazon. E allora, questo è un cuscino, sarebbe un cuscino per la Chanel Jumbo 30, vedete che c'è proprio scritto. Allora, io non possiedo la Chanel, cioè, questo sarebbe per me un sogno, penso, sì, cioè un sogno perché non la possiedo e penso non la possiederò mai, non lo so, non si sa mai nella vita, però, cioè, meno che non arrivi un'occasione. Sapete come il film Love Shopping? Occasioni alte griff, no? Ecco, a un prezzo stracciato, ma penso che in questo mondo non esista, però non si può mai sapere, ecco. Allora, in quel caso forse la prenderò, ecco. Comunque, io non la possiedo, però ho pensato una borsa che si poteva avvicinare come grandezza, perché ragazzi, comunque la potete tranquillamente adeguare a una delle borse che avete, una
mi viene da pensare, no? Una tracolla, insomma, comunque una borsa che sia di questa forma qui, quindi rettangolare. Allora, io ho questa borsa qua, questa è una Louis Vuitton, credo che non la facciano più questa. Questa è lucida, bellissima, questa è di vernice, di pelle lucida, pardon, è monogram. Questa di solito la uso per le feste, vi dico la verità, è bellissima proprio perché è rossa. E dentro è così, a chiusura moschettone, e è vuota. Prima c'era, pardon. L'ho già fatto sparire, avevo la carta pallottolata, vi dico la verità. Secondo me questa, non ho ancora fatto la prova, però secondo me questa ci sta. Quindi andiamo a inserire questo cuscino di questo brand DJ Az. Meglio che non lo pronunci. Non so. Allora, sì, ci sta. Ci sta, devo dire. Allora, non è proprio perfettissimo per lei, però secondo me al posto della carta di giornale penso che stia meglio, che ne dite? Perché comunque, allora vedete, questa borsa ha due rientranze qua. E quindi la schiaccia un po' il cuscino, cioè schiaccia un po' il cuscino, non schiaccia la borsa ovviamente, però secondo me io penso che lo possa sfruttare all'interno di questa borsa. Poi comunque il colore è tortora, quindi ci sta. Sicuramente la Jumbo, la Chanel deve essere un po' più grande, forse perché non ha queste rientranze la Chanel, però come misura, come larghezza sarà come questa. Quindi ecco qua. Quindi d'ora in avanti io la conserverò così. E non lo so se ho una borsa di queste dimensioni rettangolari, onestamente. Per ora io direi che la sistemerò qui. Poi ho ricevuto anche un organizer. Allora, se seguite, eccolo qua, se seguite i video, e qui più che altro questi oggetti di lusso, perché diciamo che comunque sono di lusso, adesso non costano chissà che cifre, però costicchiano, diciamo, ecco, sotto vi metterò il link. Ecco, io li vedo nei video delle ragazze americane che parlano appunto di borse luxury. E quindi penso che qua in Italia non siano tanti usati. Io non l'avevo mai usato, ad esempio. E quindi questo è un organizer. Allora, l'apriamo. Sempre il brand è lo stesso. Eccolo qua. Lo andiamo a spacchettare. Questo organizer invece è, ma che bello! Cioè, è bellissimo. Ah, sciccheria proprio top. Cioè, ma che sciccheria! Wow, questo è per la Speedy 25 che io ho. In questo caso ce l'ho ed è con lei, eccola qui, la mia Speedy 25, bellissima. Questa è in tela Damier. E tra l'altro l'ho svuotata, ragazzi, perché è una delle borse che uso di più, vi devo dire la verità. E dentro è appunto rossa, è un bordeaux diverso. Questo è un bordeaux, però comunque si nasconde. Adesso io sono curiosa di andarla a inserire, anche perché poi vedete qua ci sono tutti gli scompartini. Allora, dovete sapere che io nelle borse, ma penso un po' tutte, inseriamo, no, rossetti, ecco, magari le più brave inseriscono dei beauty, mini beauty. Ecco, io anch'io cerco, soprattutto se ho dei rossetti, però ecco, ultimamente avevamo il gel per le mani che era pericolosissimo dentro le borse. Ecco, questo sarebbe stato davvero molto utile, ma anche adesso ovviamente, quindi se devo inserire un gel per le mani lo inserisco qui, perché
lo inserisco dei rossetti, insomma, e non ho paura che si sporchi la borsa, perché alla fine questo si può pulire, si può lavare, e la borsa no. Comunque, andiamo a fare la prova della verità. Sono troppo curiosa. Vi prego, ditemi che ci entra. Cioè, ditemi che ci entra, no, perché la borsa è lei, quindi ci deve entrare. Ci deve entrare. Oh. No, ma non potete capire, cioè, non potete capire. È perfetto. Ma non si vede neanche, cioè non si capisce che voi avete un organizer dentro. È favoloso! È favoloso! Allora, guardate telefono, inserire telefono. Cioè, io così adesso posso tranquillamente andare in giro con la mia borsa e con gli oggetti dentro senza aver paura che si rovesci tutto, si sporchi. Ma che meraviglia! No, ma adesso la faccio. E poi è super elegante, super chic. Allora, secondo me questi oggetti sono da avere. Cioè, sarebbe bellissimo averli per tutte le borse, vi devo dire la verità. Eccole qua, le due borse a confronto. E che dire, io spero che si veda, vedete? Cioè, non si nota che dentro c'è un organizer. È fatto talmente bene che non si nota la mia felicità. In tutto ciò la mia felicità. Bene, bellezze, io spero che questo video vi possa aver interessato, incuriosito, e fatemi sapere cosa ne pensate di questi oggetti, diciamo, luxury, ecco. E spero che questo video comunque vi abbia intrattenuto e fatto compagnia in ogni caso. E vi mando un bacio, muah, e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao, bellezza!